Una buona serata e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi torneremo a parlare di Firenze. Lo faremo, diciamo così, sotto un paio di profili. Intanto quello professionale, che riguarda uno dei fiori all'occhiello della nostra città, del nostro territorio, della Toscana. Volendo, è un know-how molto italiano, stiamo parlando dell'artigianato, ruolo molto importante nell'economia nei secoli scorsi, forse meno in questo periodo. È ovviamente il tratto della tipicità che passa attraverso le mani degli artigiani, dei nostri artigiani, ma è un tratto della tipicità sempre più messa a rischio forse da un turismo di massa e comunque da certe dinamiche che a volte valicano anche i confini locali, e purtroppo è difficile, molto difficile da gestire, sono molto difficili da gestire a livello locale, appunto. Cercheremo di capirlo rispetto a questo, ma anche rispetto a come cambia la città di Firenze, anche sotto il profilo della sicurezza, che è uno dei temi più dibattuti, con due graditi ospiti. Intanto, chi ha il polso di tante situazioni professionali, non solo della città, Giacomo Scioni, che è presidente della CNA di Firenze, la città metropolitana. In realtà, buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera, buonasera a tutti voi telespettatori. In collegamento una collega esperta della città di Firenze, diciamo così, Olga Mugnaini della Nazione. Ciao Olga, un piacere. Ciao, buonasera a tutti. Allora, come detto, ci sono diversi argomenti. Io vorrei partire, diciamo così, dall'aspetto lavorativo, professionale, di settore, diciamo così, dell'artigianato. Poi dopo arriveremo anche a capire come questo settore si inserisce in una città che ha varie complicazioni, come quella appunto di Firenze. Le chiedo quello, no? Che è un po' la domanda che abbiamo messo anche nel titolo, tra poco lo vedrete alle nostre spalle. Lo dicevo in premessa, l'artigianato è a rischio estinzione. Partiamo subito, prendiamo il toro per le corna, secondo lei. Ma la sensazione è questa, in realtà. Anche gli ultimi dati che ci hanno messo a disposizione la Camera di Commercio di Firenze ci dice che c'è negli ultimi periodi, negli ultimi mesi, una sostanziale tenuta. Questo a fronte comunque sia di un dato che vedeva nel 2016 circa 29.000 imprese artigiane iscritte alla Camera di Commercio di Firenze, ebbene nel 2023 siamo a poco più di 27.000, quindi sostanzialmente 2.000 unità in meno. Oltre a questo c'è da dire che è chiaro che l'artigianato non vive un momento eccezionale, assolutamente non di crescita, ma al limite di tenuta. Questo per vari motivi. Il primo fra tutti è perché l'artigianato non ha avuto i riflettori puntati addosso come meriterebbe. Quando diciamo l'Italia, l'artigianato, il prodotto italiano all'estero, ci riferiamo proprio a quei prodotti artigianali prodotti in aziende piccole, di piccolissime dimensioni, che però ecco, fanno grande il famoso Made in Italy. Ebbene, sia un po' per il mancato passaggio generazionale, sia una demografia che si legge benissimo nel grafico degli ultimi 10 anni, vede una demografia in calo, ebbene, sono tutti fattori che mettono a rischio il numero di imprese artigiane da qui al futuro. Comunque sia, l'aspetto più evidente è che non c'è una politica che aiuta la piccola e piccolissima impresa, che invece avrebbe bisogno di un grande aiuto. Allora, fermi un attimo qui, perché poi su questo voglio tornare. Volevo passare però da Olga Mugnaini per tenere sul piatto, diciamo, quella che è la fotografia attuale. Poi dopo voglio capire anche le cause, le concause e magari anche le soluzioni. Ma stando alla situazione attuale, no, al termometro che anche tu hai, Olga, sulla città, cioè che cosa rischia Firenze se perdesse, invece che 2.000 imprese, ne perdesse il doppio, il triplo, il quadruplo, comunque fosse un lento stillicidio di un settore che però non riesce negli anni a recuperare? Qual è il rischio per una città come Firenze, secondo te? Io credo che il rischio non sia solo economico, e sarebbe già tanta cosa, è un rischio proprio di identità, ma non soltanto fiorentina, ma come sistema paese. Giustamente Cioni diceva che non ci sono aiuti alle imprese, non ci sono nello svolgimento ordinario della loro vita di aziende, ma secondo me non si è capito che l'artigianato, basterebbe guardare vicino alla Francia per esempio, dove il concetto di artigianato non è secondario come valore identitario della capacità di un paese di che vive sulla creatività. Insomma, noi siamo questo, siamo la capacità di fare le cose, dopo magari gli altri le sanno copiare meglio, però non ce n'è per nessuno, perché l'abilità dei nostri artigiani
sta nelle mani ma anche nella testa. Quindi io la vedrei come come rinunciare a essere fiorentini e italiani. Quello che va aiutato, ecco, quindi io terei sul far capire che cos'è l'artigianato, sì, che è molto di più di una bottega. Sì, diciamo, dice Olga Mugnanini, è un qualcosa anche da preservare in un certo senso, no? Da valorizzare anche come se fosse un bene nazionale. Ora semplifico un pochino, ma il tema è più o meno questo. È d'accordo? Però le chiedo anche questo, perché è sicuramente un bene da preservare, soprattutto se è una razza in via di estinzione, tra virgolette, però è anche, potrebbe essere anche un volano di opportunità economiche molto, molto alto e molto forte. Perché è così difficile tramandare il lavoro, il know-how, ciò che sappiamo fare, la manodopera? Perché c'è meno mercato professionale, diciamo, intorno all'artigianato, secondo lei? Ma intanto sottoscrivo le parole di Mugnanini, perché tutti professano grandi allori alla realtà artigiana e alla tradizione italiana, però poi bisogna anche mettere in campo delle azioni che questo artigianato possa continuare il suo lavoro, il suo percorso. E gli artigiani spesso vengono disegnati come appassionati del loro lavoro, grandi artisti, ma ricordiamoci che questi imprenditori devono vivere del proprio lavoro, e quindi certo, qui esce un po' l'aspetto più romantico ed entra in campo l'aspetto più pragmatico, quello di una vita veramente impossibile da piccolo imprenditore nel continuare a far fronte a una burocrazia che non ha mai visto una frenata, anzi una semplificazione mai avvenuta, e una difficoltà di far coincidere la propria dimensione di impresa con le regole sempre crescenti e sempre in movimento che ci arrivano spesso dall'Europa, e sono regole tagliate su una dimensione di impresa molto più grande rispetto a quella italiana. Questo è il primo gap. L'altro aspetto è il fatto che si dice sempre la piccola impresa, il fiore all'occhiello, ma non si promuovono mai delle azioni politiche, mi rivolgo al legislatore, sia in ambito regionale sia in ambito statale, per cercare di preservarle. Eppure anche i nostri padri costituenti nella Costituzione, l'articolo 42, nominano l'artigianato come qualcosa di prezioso, ma anche qualcosa che va tutelato e va protetto. Quindi già da allora si capiva che l'artigianato ha delle fragilità. Senta, su questo rimango un attimo con lei, poi torno anche da Olga Mugnanini. Cioè, lei prima faceva il saldo, diciamo, delle aziende che hanno chiuso, e tutto sommato non sono così tante negli anni. Le chiedo però anche questo: chi non ha chiuso si è evoluto, cioè è cambiato, stanno cambiando le aziende artigiane, riescono a stare col passo con i tempi anche rispetto ai nuovi canali commerciali, mi viene in mente l'e-commerce, no, che è fondamentale, e anche rispetto a tutti i meccanismi di promozione? Perché quando si parlava prima, quando lei parlava, a me veniva in mente un altro lavoro artigiano, già in un certo senso, che noi esportiamo molto bene invece anche a livello di immagine, che è il cibo, su cui noi siamo molto bravi. È più difficile forse fare promozione o arrivare, diciamo, anche a livello internazionale su altri tipi di artigianato? Come mai? E come stanno le nostre aziende culturalmente da questo punto di vista? L'artigianato, anche grazie all'associazione Tegoria, si sta adeguando ai tempi che cambiano. Adeguamenti sempre più difficili, perché i tempi cambiano in un vorticoso susseguirsi di innovazioni che poi sottintendono a degli investimenti. C'è sicuramente una parte d'artigianato che è legato a degli imprenditori più maturi da un punto di vista di età, e lì si annidano le criticità del mancato passaggio generazionale, che non vuol dire solo lasciarlo ai figli, ma vuol dire anche lasciarlo ai dipendenti e ai loro collaboratori. Mentre c'è una parte molto viva di imprenditoria che è agganciatissima a quello che è l'evolversi anche delle tecnologie, quello che è l'evolversi della parte digitale, in tutti i sensi. Digitale vuol dire avere un rapporto con la propria clientela e fornitori con e-commerce e a distanza, ma anche
per esempio digitalizzazioni che rendono l'attività interna di lavorazione molto più snella e con un, sicuramente anche con delle opportunità da un punto di vista di minori costi. È chiaro che gli investimenti devono essere incentivati. Noi abbiamo avuto una buona esperienza, un'impresa 4.0 per esempio, questa è un'opportunità che è venuta a mancare per il futuro. E qui veniamo anche alla politica, diciamo così, e voglio arrivare un po' sul tema della città, cioè della capacità anche di vivere la città, no? Perché questo riguarda, Olga, per quanto riguarda Firenze allargata, come diciamo spesso, un po' le complicazioni, le difficoltà di una città che appunto accoglie numerosissimi turisti ogni anno e che quindi per forza di cose consumano la città, diciamo così. E dall'altra parte di un commercio, di un mercato, diciamo, che si rivolge evidentemente sempre più a loro, perché lì ci sono anche gli introiti, ma poi finisce in qualche modo per creare una città che non è a misura di fiorentino ma molto a misura di turista, e questo poi da qui poi lo spopolamento e tutto il resto. Sono fenomeni che ormai conosciamo purtroppo molto bene, ne parliamo spesso, ma è qualcosa che poi ha a che fare anche in maniera molto forte, ha ricadute molto forti su quello che è il settore commerciale dell'artigianato. Come sta da questo punto di vista oggi Firenze, e secondo te è un treno che abbiamo perso ormai il contrastare questo fenomeno aggressivo? Ma purtroppo temo che si sia ritardo, e io non la vedo molto bene questa storia del turismo, perché da risorsa è diventata qualcosa che sta mangiando noi stessi. Però insomma, è già successo ad altri, è successo a Venezia e sta succedendo a noi. Il problema è che bisognerebbe dire chiaramente che tutti hanno diritto di venire a Firenze, no? Però forse anche i nipoti di quelli che vengono oggi. Quindi ci sono gerarchie di diritti, come il fiorentino avrebbe bisogno di vivere la sua città in una maniera più vera, perché nessuno appunto vive più in centro, ma per ovvi motivi, perché non è più casa tua, è un posto dove passa il mondo. Non glielo puoi vietare, c'è una bella fetta di economia che vive su questo, però è un po' come il consumo del pianeta, scusate il paragone così forse esagerato, ma tutti abbiamo diritto di consumare, di avere le cose in plastica, però poi moriamo perché certo. il paese soffoca. In questa progressione Firenze è un po' così, sfrutta questa storia del turismo ma non la governa. Gli artigiani infatti, che sono una categoria anche non solo della piccola bottega, ma grazie anche all'e-commerce, alla digitalizzazione, hanno orizzonti assai più ampi. Credo che il turismo della città per molti aspetti l'abbiano bypassato, si vende all'estero, e non credo che il turismo che c'è oggi possa essere diciamo un mercato di riferimento, se non per una piccola parte. E tutto dipende dal governo della città, cosa vogliamo che questa città diventi fra 10 anni e non domani all'altro, perché in pochi mesi non si fanno politiche di gestione di una città. Tra l'altro, insomma, su questo diciamo che noi che siamo andati avanti più o meno con questa trasmissione e con tante altre su queste reti anche durante il Covid, era uno dei refrain, dei ritornelli durante il Covid, no? Utilizziamo questo anno, questo tempo che abbiamo a disposizione incredibile per cambiare le cose, poi ci siamo resi conto che quei soldi facevano troppo comodo per gestire tanti servizi della città e che non se ne poteva fare a meno, o anche rimodularlo sarebbe stato molto complicato, e si è ritornati alla stessa situazione di prima, se non peggio. Senta, le voglio fare una domanda su questo, però darle l'opportunità di rispondere, ma anche gliela metto a provocazione, diciamo così, no? Perché tanti cittadini, come dire, vedono che laddove c'è una bottega magari oggi che fa, che ne so, il ciabattino per dirne una, no? Il calzolaio, il falegname, qualsiasi cosa, un domani quella bottega chiude perché magari poi il fondo viene affittato per fare un ristorante o magari addirittura per farci un Airbnb, chissà. Allora l'accusa spesso viene rivolta all'artigiano. Ora, difficile sia colpa del singolo imprenditore, no? Però la sentite questa responsabilità addosso anche di una città che cambia a livello di offerta commerciale? Ma noi la sentiamo, ma non è certo colpa nostra. È chiaro che su una città devono essere attuate delle scelte e devono essere riservati degli spazi per tutte le categorie e le merceologie. Allora, togliamoci dalla testa che il turista
gli piaccia venire a Firenze sapendo che è una piccola o grande Disney World o Disneyland. Dove la sera si spengono le luci e tutti tornano nel resto della città metropolitana a vivere. No, oggi il turista vuole anche quello che è un percorso esperienziale. Gli piace entrare nelle botteghe, vedere un orafo al lavoro, vedere un ceramista, e sono sempre più richieste queste tipologie di visita della città. E che cosa gli facciamo visitare? Gli facciamo visitare la somministrazione del cibo e basta? Oppure il negozietto di pochi metri quadri che vende solo alcolici? Noi siamo in un degrado pieno ed è sicuramente frutto questo di una mancata vigilanza e presa d'atto di amministrazioni che hanno sottovalutato, a mio avviso, questo fenomeno sempre crescente. Io ricordo a tutti, l'ho vissuto in prima persona, ero già al lavoro, che negli anni 90 veniva incentivato l'esodo degli artigiani dal centro di Firenze, a vantaggio di zone artigianali limitrofe alla città. Oggi ne paghiamo le conseguenze. Oggi abbiamo una città che, ripeto, ha sempre più l'aspetto della Disney World, della Disneyland, dove la sera si spenge tutto e la città rimane in preda a coloro che la rendono insicura. Senta, su questo ci voglio tornare, le do subito la parola, solo un punto, no? Perché lei citava gli anni 90 ed è vero anche negli anni 90 gli strumenti, diciamo, in capo ai sindaci erano maggiori di quelli che hanno oggi, cioè nel senso nel corso degli anni ci sono state liberalizzazioni che hanno portato poi a un mercato davvero molto poco governabile, per cui a Firenze si deve fare il protocollo dell'UNESCO, si deve fare leggi su leggi, spesso anche impugnabili, per cercare di arginare un fenomeno che è anche molto complicato. Senza una legge quadro, insomma, è difficile poi riportare tutto questo in capo ai sindaci, no? Sono d'accordissimo, infatti l'azione deve venire dal governo centrale. È chiaro che ci sono delle città, abbiamo nominato Venezia, ma pensiamo a Verona, pensiamo a tantissime altre città che hanno a che fare con un importante flusso turistico. E laddove c'è turismo si annida anche quella sacca di delinquenza che dobbiamo prendere atto che esiste e dobbiamo avere strumenti per combatterla. Quindi è vero che occorre una legge a livello nazionale e poi ogni singolo territorio deve fare frutto di quella che è la realtà specifica e agire con buon senso. Pensando a che cosa? Che una città è visitabile ed è un piacere visitarla se all'interno il turista trova botteghe artigiane, esercenti di tutti i settori, trova la vita vera, vede famiglie che svolgono le loro attività, i ragazzi che vanno a scuola e che vanno negli impianti sportivi, e una residenza che rende viva quella città. Laddove c'è residenza poi, c'è anche un occhio in più di controllo che aiuta a non arrivare al degrado che stiamo registrando in questi giorni. Ecco, il tema della sicurezza è presente, lei lo sottoscrive, diciamo che c'è un allarme sicurezza a Firenze? C'è un allarme crescente nei numeri di denunce, non vuol dire che sta succedendo negli ultimi mesi, vuol dire che dietro alcuni atti eclatanti si vengono a recepire anche quelle piccole diciamo lamentele o segnalazioni da parte dei cittadini che forse si erano dimenticati o disabituati anche a fare, perché quando non si vede risposta anche nella microcriminalità il cittadino perde fiducia e non denuncia neanche. Questo è un fattore fortemente negativo che sta attraversando la nostra società e che dobbiamo recuperare. Ci devono essere strumenti per intervenire sia sulla microcriminalità ma anche sul degrado più spicciolo. Io ho assistito in questi giorni passeggiando per Firenze a delle cose inenarrabili. Come per esempio, le dico la più banale anche se non è la più impattante, ma i venditori ambulanti su Ponte Vecchio. Ora, se non si riesce a controllare un ponte che ha un ingresso ed ha un'uscita, ed è il simbolo di Firenze, io mi domando a che cosa teniamo, a che cosa vogliamo puntare
come decoro, come sicurezza e come controllo del territorio. Cioè Olga, alla fine si rischia di finire in una Disneyland dove non ci sono nemmeno le guardie del parco, diciamo così, che con controllo sarebbe una sorta di paradosso in un certo senso. Ma è vero, è reale questo problema della sicurezza o è, come dicono alcuni, che visto ci avviciniamo alla campagna elettorale, il tema della sicurezza, soprattutto per appannaggio della destra, ma anche la sinistra tenta di rispondere, di non lasciare campo in quello all'altra forza politica, ritorna sempre in auge il tema della sicurezza, poi scompare dopo le elezioni. Che scompare dopo le elezioni è un po' vero, ma ti chiedo se il problema esiste dal tuo punto di vista oppure no? No, il problema esiste perché una serie di episodi, appunto le spaccate, i furti, le rapine, sono numeri oggettivi. Poi ci sono momenti in cui si ha maggiore o minore sensibilità, dettato forse anche da, come dici tu, dalle campagne elettorali, però non c'è dubbio che il degrado è un elemento reale e il degrado si annida soprattutto in quei punti della città dove non ci sta la gente, oppure non ci sta il cittadino vero, è giusta l'analisi che faceva Scioni. E poi volevo tornare proprio su questo punto, perché la cosa curiosa, come diceva appunto Scioni, che da tutto il mondo vogliono venire a vedere come si vive a Firenze, no? C'è il Chianti Share, c'è il modo, l'italianità, c'è il gusto, l'eleganza, il modo di vivere. E poi che cosa succede? Che facciamo di tutto per fargli trovare quello che loro si aspettano. Quindi non è più il fiorentino vero, ma è l'idea stereotipata di una città, compreso il fatto che si mangia 24 ore al giorno, esatto, cose che ormai nessuno di noi mangia, per lo più specialmente in centro, perché quello va bene la bistecca col cappuccino e vanno bene una serie di cose che non hanno più niente della Firenze vera. L'orafo che lavora dovrebbe esistere in un tessuto dove magari l'orafo in qualche modo ci arriva anche alla sua bottega e non trova solo comitive. Però come si fa? Io capisco che sono interessi legittimi di chi col turismo ci vive, sono interessi legittimi che però scompaginano l'interesse collettivo. In tutto questo è chiaro che quando chiude la strada del turismo non ci sta più nessuno e quindi è zona franca, tra virgolette, per una serie di personaggi che vivono una realtà parallela a quella che il giorno lavorano. Questo certo. È un pochino il quadro. Tra l'altro, insomma, effettivamente il tema è molto ampio, però insomma, in parte lo abbiamo detto, ci vogliono degli strumenti normativi per cercare di poter agire, avere un controllo molto, molto puntuale della città e anche, insomma, anche un po' di coraggio nell'agire, questo va detto, perché a volte effettivamente per tenere in equilibrio le cose si rischia il lento scivolamento verso certe situazioni. Però volevo chiederle una cosa, Gianni, perché poi alla fine, lo diceva anche in parte Olga Mugnaini, quello che succede, no? Poi alla fine è che il fiorentino vuole mangiare la bistecca, se la va a mangiare a Scarperia o se la va a mangiare fuori, chi vuole bersi un bicchiere di vino non va più in centro nell'enoteca, ma magari va a cercarsi l'agriturismo, chissà che cosa fuori dalla città. Fortunatamente la città metropolitana di Firenze ne offre tante di situazioni anche che a livello appunto di artigianato, non soltanto per quello che è legato al cibo ma anche per quello che è legato a tante produzioni, ne ha tante. E anche qui mettere in sinergia, spalmare un po' anche il saper fare, no, in qualche modo su tutta l'area metropolitana sarebbe una chiave decisiva, no? Probabilmente. Mi offre un assist eccezionale, perché ormai non dobbiamo più limitarci a parlare di questi argomenti guardando la città di Firenze, ma la sua dimensione più adeguata è la città metropolitana di Firenze. Noi abbiamo talmente tanta bellezza intorno a Firenze da poter spalmare quei flussi turistici, e troppo spesso sono incanalati solo in alcune direzioni, e mi rendo conto che chi viene in Italia, in Toscana, per la prima volta vuole andare in quelle tre piazze, in quei due musei, ma anche perché non c'è un'offerta culturale che spieghi che cosa c'è oltre a quello. La veridicità di un tessuto sociale, artigianale e di un certo tipo di ristorazione, mi viene da dire, è vero, la si trova più fuori dalla città di Firenze, dalle mura di Firenze, che non all'interno. C'è tanta qualità da scoprire e, fra l'altro, parlando di imprese,
lì sono le imprese. Perché ricordiamoci, un terzo della popolazione della città metropolitana di Firenze vive a Firenze, città, ma gli altri due terzi vivono nel resto della città metropolitana. Luoghi eccezionali, sia da un punto di vista produttivo, sia da un punto di vista enogastronomico e anche da un punto di vista artigianale. No, è assolutamente così, che poi è sempre stata, noi lo parliamo spesso anche perché insomma, come dire, la provincia è ampia, gli diamo sempre più possibile ampio spazio, e la vera forza di una città, anche una città fulcro come Firenze, poi è tutto ciò che gli sta intorno, no? Sia in termini sociali che in termini produttivi. Senta, le chiedo un'ultima cosa perché abbiamo ancora qualche secondo. Le faccio una domanda cattiva, gliela lascio in fondo negli ultimi secondi. Ma a livello di rappresentanza, che cosa potrebbe migliorare, cosa si potrebbe fare di più dal suo punto di vista per incentivare la tutela di un qualcosa che va preservato? E questo era passato già e secondo me è molto importante, perché dagli artigiani, dall'artigianato passa l'identità del nostro paese, della nostra città, della nostra regione, ma d'altra parte anche per permetterne nuovo sviluppo, no, e nuove prospettive lavorative. La rappresentanza deve raccogliere le informazioni, parlare con i propri associati e riportare lo stato dell'arte. E da qui avere tutti i contatti possibili con la politica, che va dal Ministero delle Finanze, dal Ministero del Made in Italy, dai livelli regionali e comunali, e riportare le esigenze del tessuto produttivo, artigianale e non. Tra l'altro noi associazioni di categoria, quando facciamo queste battaglie, le facciamo per gli associati, e se portiamo a casa dei risultati valgono per tutti, anche per i non associati. Noi dobbiamo soltanto aumentare o preservare i livelli di ascolto e di presenza territoriale, come ce n'è a Firenze, per esempio, con 19 sedi territoriali in tutta la città metropolitana di Firenze, 300 dipendenti a disposizione del sistema, 8.000 imprese associate. Questa è già una fetta importante della realtà produttiva e associativa del nostro territorio. In bocca al lupo allora, perché insomma di lavoro ce n'è tanto da fare. Grazie mille a Giacomo Gioni per essere stato con noi, grazie Olga Mugnaini per averci dato una mano, ci ritroviamo presto con te, grazie mille. Grazie a voi, grazie. Grazie a tutti per averci seguito, terminiamo qui con Telegram, naturalmente ci vediamo domani, buona serata a tutti.